La ciclopista del Brenta nelle mani del presidente Mattarella deciderà su un nuovo ricorso del comune di Verona. Etra, oltre a quella con AIM e AVA, allo studio dei sindaci altre ipotesi di fusione. Caos, autobus sull'altopiano, il sindaco Rigoni Starna si giustifica, ma per i visitatori basterebbe aggiungere una fermata. Prosegue il restauro della chiesa di San Giovanni, a scegliere il suo futuro impiego sarà tutta la comunità. I campioni di sci Alberto tomba Bassano per recuperare la Fiat Panda rubata alla madre. Raffica di furti in Alta Padovana, rubate le offerte in una parrocchia di Borgorico, assalto al bancomat di Curtarolo. Buonasera telespettatori, come avete sentito i riflettori sono di nuovo puntati sulla ciclopista del Brenta, ma la questione finisce ora nelle mani del presidente Mattarella. Un nuovo ricorso pende sulla già tanto contestata ciclopista del Brenta e questa volta l'ultima parola spetterà niente meno che al Presidente della Repubblica. A presentarlo è stato il Comune di Verona, che in questo caso non contesta certo il tracciato o la scelta di affidarsi all'asfalto. Al centro della questione invece è l'assegnazione del finanziamento regionale che dovrebbe garantire l'opera. Per la precisione il sindaco Tosi chiede che venga annullata la decisione della Giunta di sostituire il bando con quella che viene denominata tecnicamente regia, ovvero con l'assegnazione diretta dei fondi ai vincitori. Una modifica che a giudizio del comune veronese dovrebbe essere considerata illegittima. Il Consiglio di Stato ora, dopo aver verificato la mancanza della notifica ai controinteressati, ovvero ai 17 enti del Veneto assegnatari del bando e tra loro anche all'Unione Montana della Val Brenta, ha imposto al Comune Scaligero di sanare il ricorso e adesso ci saranno 30 giorni di tempo per chiarire meglio come stanno le cose. Peccato però che di giorni ne manchino pochi di più per arrivare al 31 dicembre, termine ultimo per il progetto esecutivo della ciclopista. Insomma, venisse mai accettato il ricorso, i fondi per l'opera sparirebbero e sarebbe da capire chi risarcirebbe i 100.000 euro già spesi finora. Come a dire che ancora una volta ci troviamo di fronte al solito pasticcio all'italiana e in questo caso i protagonisti sono gli assessori regionali, bravi ad elargire fondi senza però una programmazione razionale. Non ci sarebbe solo la proposta di fusione con le società AIM ed AVA, la multi-utility Etra vuole vagliare altre ipotesi di aggregazione. Ma una domanda, che cosa dovranno aspettarsi i cittadini? Il nostro prossimo servizio. È stato dato mandato sempre agli organi di gestione di Etra di non precludere studi anche su altri tipi di aggregazioni possibili secondo quei criteri che sono indicati nel piano industriale. La fusione tra la multi-utility Etra e le due società del Vicentino, AIM e AVA, non è così scontata e soprattutto potrebbe non essere l'unica ipotesi sul tavolo dei sindaci dei 75 comuni che siedono nel consiglio della società. A confermarlo è Riccardo Poletto, primo cittadino bassanese, presente ieri all'assemblea che ha fatto slittare l'approvazione del piano industriale. La fusione, altro punto all'ordine del giorno, dovrà essere valutata senza escludere altre opzioni che tengano conto della continuità territoriale e delle condizioni dei bilanci societari. La volontà dell'assemblea di ieri sera, della conferenza dei servizi, è stata di proseguire questo percorso per capirci meglio, avere più dati, ma anche di verificarne altri, di modo che ci possa essere una consapevolezza per fare la scelta più opportuna, sempre nell'interesse, come è stato rimarcato più volte, dei cittadini, delle bollette, dell'efficienza del servizio. Si guarda attentamente al futuro di Etra, soprattutto perché dietro le grandi aggregazioni societarie spesso si celano aumenti alle bollette degli utenti. Ad ogni modo, ogni piano di fusione dovrà passare sotto il giudizio dei sindaci, molti dei quali, soprattutto i bassanesi e quelli dell'Alta Padovana, hanno già mostrato parecchie perplessità nella proposta che vuole unire il destino di Etra con le vicentine AIM e AVA. Ci spostiamo ad Asiago e sentiamo la risposta del sindaco Rigoni Starna sulle difficoltà di raggiungimento dell'ospedale con i mezzi pubblici, che tuttavia la soluzione più semplice sembra non essere possibile. L'esistenza di una navetta viene valutata anche in relazione ai costi che questo può presentare e io ritengo che sia più congrua la predisposizione di una serie di turni, ad esempio per la riabilitazione, al mattino, quando invece i servizi pubblici di trasporto verso l'ospedale di Asiago esistono e funzionano agevolmente. Si tratta semplicemente di organizzare i servizi in modo tale da creare i minori disagi possibili.
Questa è la prima segnalazione che abbiamo ricevuto, ci attiveremo per dare una risposta che tenga conto delle esigenze degli utenti ma anche dei bilanci comunali. Il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Sterni, interviene sul caso raccontato da Rete Veneta. Ieri una telespettatrice bassanese ci aveva segnalato la sua difficoltà a raggiungere l'ospedale di Asiago nel pomeriggio, fascia temporale in cui sono previste le visite ai familiari. Peccato che la navetta che collega la stazione delle Corriere con il nosocomio corra solo di mattina. Si tratta di attivare un servizio che possa servire un numero di abitanti o di persone o di attentori della struttura ospedaliera tale da poterlo giustificare, lo valuteremo assieme alla direzione generale del SINS. Dunque pare sia più facile modificare gli orari di visita dell'ospedale piuttosto che aggiungere una navetta. Tuttavia non ci si può non interrogare sul fatto che la corriera che sale e scende da Bassano sull'altopiano passi proprio davanti all'ospedale senza però fermarsi. Perché non prevedere una fermata proprio lì davanti che non costa nulla? Questo pare essere chiaro solo per la burocrazia ma non per il cittadino. Cercheremo dunque di capirne di più in merito alle difficoltà di collegamento tra Bassano e l'altopiano e intanto con il prossimo servizio ci occupiamo di una vostra segnalazione. In tantissimi avete contattato la nostra rubrica e io chiamo Rete Veneta per dirci che gli ascensori della stazione ferroviaria di Bassano non sono ancora entrati in funzione. Noi siamo venuti a verificare. Non sono entrati in funzione, ma stanno ancora lavorando e quindi i tempi insomma si pronunciano ben lunghi. Eppure sembrava ormai dovesse essere solo una questione di giorni. Attesi da sempre e installati da quasi un anno, gli ascensori invece sono ancora fermi, anzi in alcuni casi persino incartati. Eppure la prova di carico, che ancora mancava per dare l'ok al collaudo, sarebbe già stata effettuata da qualche giorno. Ma stando alle immagini che vi mostriamo, non sembra certo che la messa in funzione dei montacarichi sia così imminente. E allora i disagi per i viaggiatori disabili, ma anche per gli anziani, per le mamme con i passeggini o i pendolari con valigie pesanti, si allungano, ma RFI rassicura, a breve almeno arriveranno le nuove pensiline. Quindi ricordate che potete segnalarci i problemi e le criticità della vostra città, la nostra redazione che siamo sempre a disposizione attraverso la nostra rubrica Io chiamo Rete Veneta, quindi l'unica che dà voce ai cittadini. Potete chiamarci quindi ai numeri che state vedendo in sovraimpressione, quindi lo 0424 504 703 oppure scriveteci a redazione@reteveneta.it. E proprio quando si tratta di persone in difficoltà spesso le istituzioni latitano, quindi la politica dovrebbe dare delle risposte. E invece si concentra su altre questioni e ne parliamo proprio attraverso il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con il seguente quesito. Malati e disabili abbandonati, per i politici le priorità sono altre, quindi diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Ricorderete che per primi qualche settimana fa vi abbiamo mostrato i lavori di restauro della chiesa di San Giovanni a Bassano. Ieri è stato fatto il punto dello stato dell'arte. Continuano senza sosta i lavori di restauro della chiesa di San Giovanni a Bassano, commissionati alla ditta Fagion di Tezze sul Brenta, che ha scelto di scommettere sulle tecniche più innovative come quella dell'impiego del laser. Una tecnologia, questa, impiegata a San Giovanni da uno dei suoi pionieri, Giancarlo Calcagno, che spiega così lo stato dei lavori. Siamo un po' in anticipo, almeno per quanto riguarda il lapideo, perché proprio l'utilizzo di sistemi laser, tre sistemi contemporaneamente, ha permesso di accelerare moltissimo le varie operazioni di intervento. In sostanza queste nuove tecnologie sono state in questo caso proprio fondamentali allora per questo lavoro di restauro? Devo proprio dire sì, non solo fondamentali per i tempi che si accorciano un po', ma anche per realizzare, di togliere dei depositi che in altrimenti sarebbero stati molto difficili da togliere. Ad affiancare Calcagno nei lavori a San Giovanni anche alcune studentesse del corso di restauro organizzato da Irigem. E mentre si avvicina il momento di vedere riaperte le porte della storica chiesa, ci si interroga sul futuro di questo prezioso spazio. Mentre restauriamo questa chiesa ci dobbiamo porre proprio nell'ottica non solo di una conservazione, di una custodia del passato, ma dobbiamo interrogarci sul futuro. Cosa sarà, cosa vogliamo che sia San Giovanni in tutta la sua bellezza recuperata e custodita? Lei ha già una risposta in merito? No, però ho molto desiderio di cercare delle strade insieme a delle persone con le quali si sta camminando insieme. Quindi chiederà alla città cosa vorrà fare di San Giovanni? Chiederemo alla comunità cristiana e alla comunità civile. Ieri vi abbiamo dato conto dell'operazione Super G effettuata dai carabinieri della compagnia di Bassano che indirettamente è interessato Alberto Tomba. Oggi lo sciatore è arrivato in città e ovviamente c'erano anche le nostre telecamere. A
Alberto Tomba, il campionissimo dello sci italiano, è arrivato poco prima delle 12.30 alla caserma dei Carabinieri di Via Emiliani. Obiettivo? Recuperare la Fiat Panda rubata qualche giorno fa alla madre e utilizzata nella notte tra venerdì e sabato dalla banda di romeni arrestata dagli uomini del comandante Castellari a conclusione dell'operazione denominata Super G e che ha permesso di sgominare un gruppo di malviventi dedito ai furti in azienda. Non è la prima volta che è Bassano? No, c'ero negli anni di quando correvo, quando ero nell'arma, e oggi sono tornato a prendere la macchina che usava mia madre e sono qua. Grazie a loro che l'ha trovata questa band, questa gang. Un po' infastidito in realtà dalla presenza di taccuini e telecamere, il campione bolognese ha risposto così a chi gli chiedesse come aveva reagito la madre alla scomparsa dell'auto. Adesso è a piedi, l'ha saputo prendere, se qualcuno me la può dare così vado giù e può girare, grazie. Adesso facciamo un dramma, una... Viva Bassano, ci vediamo fra 20 anni. E oggi, oltre alla Fiat Panda restituita ad Alberto Tomba, i carabinieri di Bassano hanno riconsegnato un'altra refurtiva rubata dalla banda romena. Si tratta di un Fiat Ducato rubato a San Nazario lo scorso 15 novembre e appartenente ad una ditta toscana, e anche 18 pneumatici per tir rubati ad Arsie, oltre ad altro materiale da trasporto per un valore di circa 5.000 euro. Ora invece parliamo di temi economici. I commercianti hanno scelto il loro nuovo direttivo e per la prima volta il presidente non sarà un bassanese. È Paolo Lunardi, il nuovo presidente del mandamento bassanese di Confcommercio. Lunardi è stato eletto durante l'assemblea di ieri sera che ha nominato l'intera giunta. Vicepresidente è stata eletta il presidente uscente Teresa Cadore, mentre vicepresidente vicario sarà Nico Cattarin. 5 consiglieri eletti: Carla Bordignon, presidente di Romano, Michele Roman, presidente di Rossano, Sergio Dussin, presidente dei ristoratori, e 2 nuovi volti del gruppo: Eliana Ferronato e Tommaso Gonzato. Membro di diritto della giunta mandamentale, come previsto dal regolamento, il presidente dei commercianti bassanesi Alberto Boriero. Banca Venete, in arrivo un nuovo aumento di capitale. Vicenza, un nuovo aumento di capitale per la Popolare di Vicenza e Veneto Banca. È ovvio, l'abbiamo sempre detto, ha spiegato Alessandro Penati, presidente di Questio, la società che gestisce Atlante, il fondazionista dei due istituti. Bisognava tappare il buco e cominciare a fare la ristrutturazione. Ora si devono tirar via gli NPL e fare un piano industriale. Se il piano è buono, i soldi si trovano sempre, ha aggiunto. Inquinamento atmosferico. Il sindaco Poletto corre ai ripari e firma un'ordinanza per il contenimento delle polveri sottili. Bassano. Un'ordinanza per contenere le emissioni di polveri sottili per i prossimi mesi invernali. È il provvedimento adottato dal sindaco Riccardo Poletto per ridurre l'inquinamento atmosferico in città. Dal 28 novembre 2016 al 31 marzo 2017 è obbligatorio ridurre le temperature massime per il riscaldamento a 18 gradi per gli edifici industriali, artigianali e commerciali e a 20 gradi per le altre tipologie di immobili. Sono esclusi da questo obbligo case di cura, di riposo, ambulatori e scuole, le abitazioni dove vivono anziani e bambini sotto i 5 anni. Gli autobus durante le soste al capolinea dovranno spegnere i motori, così come le auto durante il carico-scarico di merci o se ferme ad un passaggio livello. È vietato inoltre bruciare all'aperto biomasse vegetali e ramaglie. E a Bassano maxi vincita e gratta e vinci con ringraziamento. Bassano. Maxi vincita il gratta e vinci. Lo sconosciuto baciato dalla fortuna ha pensato bene di ringraziare il titolare della tabaccheria dove ha acquistato il ticket fortunato. Grazie, mi ricorderò di voi, ha scritto in un biglietto lasciato davanti al negozio centro commerciale storico di via Beata Giovanna. Non sappiamo chi sia, ha detto il titolare. Il biglietto fortunato pare sia stato acquistato la settimana scorsa. Ladri scatenati in Alta Padovana hanno preso di mira anche una chiesa. Borgo Ricco. Ladri senza scrupoli sono entrati in canonica e hanno rubato 2.500 euro di offerte. Molto probabilmente i malviventi hanno ottenuto d'occhio il parroco della pieve di Santa Eufemia, Don Giovanni, e appena si è allontanato hanno fatto la razzia. Hanno forzato la porta d'ingresso e hanno rovistato nei cassetti della scrivania dove il sacerdote custodiva le offerte dei parrocchiani. Indagano i carabinieri. Una marmotta del Bancomat, detta così, lascia spiazzati. In realtà parliamo di un marchingegno rinvenuto all'interno dello sportello Bancomat dell'agenzia di via Montenero a Curtarolo della BCC dell'Alta Padovana. La scoperta nel tardo pomeriggio di ieri da parte di una dipendente dell'istituto. Immediata è stata la chiamata ai carabinieri, sul posto gli artificieri che hanno bonificato l'area e recuperato l'oggetto.
E andiamo ora a San Giorgio in Bosco. Intervento dei vigili del fuoco in una casa colonica. Guardate cosa hanno trovato all'interno della canna fumaria. San Giorgio in Bosco. Una civetta rimasta bloccata in un caminetto di una casa colonica di via Sega è stata salvata dai vigili del fuoco di Cittadella. Era da qualche giorno che i proprietari dell'abitazione sentivano strani rumori provenienti dal caminetto che non era utilizzato da tempo. Ieri sera però davanti al vetro posto a protezione del focolare è comparsa una civetta. Dopo alcuni tentativi di recuperare l'animale sul posto sono stati chiamati i pompieri che hanno preso il rapace che nel frattempo aveva risalito la canna fumaria di qualche metro. Una volta raggiunto è stato recuperato e visto che non presentava ferite, è stato subito liberato in un'area di campagna poco lontano dall'abitazione. Non perdete questa sera alle 21.05 Focus, che parlerà della grande attualità, sempre accompagnata dalle vostre opinioni. Con il nostro direttore ci saranno anche Roberto Marcato, Graziano Azzalin, Gian Antonio Dare, Sebastiano Casoni, Damiano Gottardello, Giorgio Marchetto, Andrea Levorato e Patrizio Miatello, e anche voi con i vostri SMS. Ora vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Caro Babbo Natale, quest'anno mamma e papà vorrebbero una televisione, una lavatrice e un frigorifero. Ci puoi aiutare? Le previsioni per domani: cielo molto nuvoloso o coperto, in pianura foschie, inoltre fino a metà mattina e in serata nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali altrove. Precipitazioni, probabilità bassa per locali piovigini di breve durata in pianura. Temperature, in pianura senza variazioni di rilievo, sui monti in aumento, eccetto stazionarietà dei valori diurni nelle valli. Ma certo! Volerò per voi da Grossel Elettrodomestici! 500 metri quadri di qualità con sconti del 10, 15, 20%! Grossel Elettrodomestici, a Rosà!